nostro, futuro. Voi, per chi è già venuto, perché ha già seguito questi eventi, sa che li abbiamo iniziate 15 mesi fa nel tentativo di dare un po' una scossa per svegliare un po' le coscienze di una situazione italiana particolarmente difficile di fronte a una situazione politica assolutamente insostenibile, inaccettabile, di sapere ma anche voi dobbiamo fare qualcosa, piuttosto che i soliti articoli, le solite emozioni o le prese di posizioni su carta, no, dobbiamo a lavorare assieme, a ragionare su dei progetti per l'Italia domani. L'abbiamo fatto parlando di economia verde, parlando di tecnologie, parlando di anche finanza, di mercato del lavoro, di regole, di regolamenti, di supermercati, di questo passo. Abbiamo fatto parlando di cultura, questo ci ha parlato di come lui organizzerebbe il mondo della cultura in Italia. L'abbiamo fatto sia a livello nazionale, ma anche con l'apertura internazionale, perché abbiamo parlato anche del ruolo che l'Italia può avere su una scala internazionale, parlando di mercati asiatici, parlando dei mercati dell'Europa orientale. Ci mancava una dimensione in questo nostro ragionamento, la dimensione dell'Italia come perno, paese centrale nel bacino del Mediterraneo, nei rapporti che l'Italia può avere con la sponda sud del Mediterraneo, rapporti molto importanti, rapporti decisivi su tantissimi temi, a partire da quello dell'energia, ma non soltanto, rapporti che sono resi anche da molto complicati dei flussi migratori che ovviamente influenzano, colpiscono l'attenzione di molti stati e popolazioni. Allora, per completare questo quadro, mi è sembrato che avere oggi da lei per parlare di questi argomenti fosse una opportunità particolarmente interessante. È stato gentilissimo perché in mezzo a Minipene ha accettato di essere qui, non sarebbe con presente perché è conosciutissimo, forse non tutti sanno che è nato in Libano, da Beirut, che ha una storia personale per cui lo rende particolarmente vicino ai luoghi di cui stiamo parlando, ma non è soltanto per quello, una storia poi professionale di altissimo profilo come giornalista, la carta stampata, i libri di televisione, che lo rendono forse la persona più adatta per avviare un ragionamento su questi argomenti. Un ragionamento che lui avvierà parlandoci per 30, 40, la versione di quello che gli servirà per aprire il discorso, poi due colleghi di Afosso, come sempre, ci aiuteranno nella discussione, aprire una discussione ad affrontare degli argomenti che sono quindi importanti rispetto all'offerta di questi temi. Come abbiamo fatto le altre volte. Non porto via tempo ulteriore, davvero grazie per essere qua e un ringraziamento per l'ordine. Grazie.
tutto inadeguate, anche quelle ci sembrano piccole nel mezzo di questi fenomeni e di queste bufere, così come insufficienti ci appaiono anche le forme di resistenza classica, la lotta di classe, la opposizione a difesa e a tutela di diritti e di interessi consolidati su un territorio completamente spiazzato quando è così facile spostare le produzioni, modificare i termini appunto contrattuali delle relazioni tra lavoro e investitori. In questi momenti, in questi frangenti che tutti noi viviamo con un senso di fragilità e anche un po' di mistero su quale possa essere il futuro, quali possano essere anche le dimensioni adatte a fronteggiare l'ampiezza dei fenomeni, io credo che ci possa soccorrere una ricerca sul senso degli spazi, dei luoghi, della storia, dei tempi, anche tratta dalla vicenda novecentesca che ha preceduto questa situazione. Ma per farla, qui si faceva riferimento al mio libro, no, Sottile, mi sono reso conto da giornalista che non bastava semplicemente lo strumento pur nobilissimo del reportage, andare nei luoghi e raccontarli. Io l'ho fatto andando, stavo per dire tornando, perché nella nostra immaginazione è sempre un ritorno l'andare anche in luoghi che fanno parte semplicemente dei racconti della tua famiglia. Non ci sei mai stato, ma sono stati presenti intensamente nella tua vita, sicché quando ci vai con lo schema di come li hai immaginati, di come te li hanno tramandati, hai la sensazione di un ritorno. Ma appunto io ci sono andato dalle regioni dell'Europa centro-orientale, da cui è partita la mia famiglia paterna provvidenzialmente, perché se lì fossero rimasti io non sarei qui a parlarvi di tutto quello che è successo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ai luoghi invece della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, dove si sono incontrati con altri, con la parte materna della mia famiglia, dove sono nato anch'io, dove vive tuttora gran parte della mia famiglia adesso, nello Stato di Israele, ma prima era un'altra cosa. Ci sono già nati i nonni materni, ci sono nati entrambi i miei genitori prima del 1948, prima che si definissero i confini attuali, poi ulteriormente modificati con i territori occupati nella guerra del 1967. I paesi arabi che sono stati casa nostra, dei miei genitori e poi anche mia, e che oggi non sono più evidentemente altrettanto ospitali per una presenza ebraica, fino ad arrivare a farmi questa che io considero una meravigliosa terra di mezzo tra quella Europa da cui partivano. Io che sono quindi frutto di almeno due migrazioni, una dall'Europa al Medio Oriente e un'altra dal Medio Oriente a questa penisola strana allungata per migliaia di chilometri dentro questo mare che non si capisce bene quanto sia sud e quanto sia nord, molto scartonata come ben sappiamo, perché in troppi considerano sfortunata questa caratteristica geografica di immergersi verso la sponda sud del mar Mediterraneo. Vi dicevo, non mi bastava il reportage, per quanto sia stato bello farne negli anni, quando finalmente la burocrazia è stata vinta grazie al mio matrimonio con una cittadina italiana, e finalmente quando avevo 30 anni, dopo che vivevo in questo paese dal
devi arrivarci, perché in anticipo non puoi neanche partire se non hai già ottenuto il visto dal consolato, dell'ambasciata del paese in cui vorresti andare, e molti te lo negano. Quindi diciamo, il reportage era già una conquista, poterci andare, in quella che oggi è Ucraina, che quando ci nacquero i miei nonni era l'impero austro-ungarico, che nel frattempo quando ci studiavano e quando mio padre ci tornava dal Medio Oriente d'estate in vacanza era Polonia, è stata Polonia per 20 anni, ma che nel frattempo è stata Unione Sovietica, poi ahimè Terzo Reich, poi per 50 anni con l'Unione Sovietica, oggi appunto, perché ha cambiato maniera 5 volte nel corso del XX secolo. Non mi bastava e non credo che basti a voi oggi, chiedo scusa ai professori presenti, neanche la dimensione accademica della ricerca storica, perché per comprendere come noi siamo modificati da questo senso dello spazio, dei luoghi e del tempo che si incrociano in maniera così originale, come starci dentro, come noi diventiamo diversi, bisogna anche fare uno scavo dentro alle nostre dinamiche più intime, di carattere personale, familiare, cioè come spiritualmente, culturalmente, le nostre famiglie si sono incrociate con la storia, con la S maiuscola, senza accorgersi che quello che stava succedendo era la grande storia, ma era qualcosa che ti costringeva a delle scelte che cambiavano le tue mentalità, che produceva dei traumi e dei malesseri, che poi magari dentro la famiglia c'erano i conflitti e lacerazioni. Per esempio, nel mio caso, se forse ho da offrirvi un'ipotesi di interpretazione che possa essere così, da voi aggiornata alle vostre esigenze, da solo non ne sarei capace, ciò deriva dal brutto problema che avevo che tutte queste storie, che tutte queste vicende che nel caso della mia famiglia si sono tradotte anche appunto in conflitti interni, divorzi, pregiudizi reciproci, elaborazioni di quelle che erano precedenti identità ebraiche in forme ostili l'una all'altra, il prototipo del Westjuden, guardato con molto disprezzo e raccontato con pietà e con compassione, ma anche con un pochino di imbarazzo da Joseph Roth, piuttosto che da Teodoro Herzl stesso, che diceva agli europei: non potete liberarvi di questa campagna, di questa gente derelitta, spesso ignorante, sudicia, ammogliata nei detti, negli shtetl, lasciate che facciano lo stato ebraico, vi sentirete meglio anche voi, evacuandoli dai vostri territori, mentre la borghesia ebraica, tedesca, di cui è austriaca, tedesca, era un rappresentante, guardava con disagio a quelle plebi, a quelle moltitudini di milioni e milioni di persone che vivevano più a est da secoli. Queste cose le studiamo nella storia, ma poi quando le vediamo in famiglia possono assumere la forma di una nonna molto imbarazzante, molto antistetica, molto litigiosa, della quale ti vergogni perché stai facendo ogni sforzo per aderire al paese che ti ha accolto e per sembrare uguale agli altri tuoi compagni di scuola, insomma, nascondi le tue piccole vergogne e diventi feroce e non capisci che in queste migrazioni e in questi cambiamenti d'epoca ci sono dentro dosi di dolore, di tragedie talvolta, ma anche di semplici complicazioni di vicende familiari che appunto ci cambiano profondamente. La direzione familiare è quella che talvolta
ci compatta, ci dà un senso di appartenenza alla comunità, ma altrettante volte, questo lo si dice di solito assai meno perché non è politically correct, ci lacera, ci crea insicurezze, al contrario. Allora, tutta questa premessa che voi vedete che cosa c'entra, io la faccio anche pensando all'oggi. Dopo magari ci torno su questa storia, se può seguirci come filtro di interpretazione, ma credo che se noi vogliamo restituire spessore e profondità al suo movimento in corso sulla sponda sud del Mediterraneo, in particolare nel mondo arabo, sia sulla costa del Nord Africa che in tutto il Medio Oriente fino al Golfo, dalle coste appunto del Levante fino molto più a sud, su un movimento che ha per protagonisti dei vostri coetanei fondamentalmente, noi dobbiamo cercare di metterci nei loro panni e di sviluppare un processo di medesimazione in questo processo storico. Sono il più delle volte figli di una generazione che viceversa, anche dentro all'università, soprattutto dentro all'università, cercò rifugio nel passato come immaginario salvifico contrapposto all'Occidente. I genitori di quelli che stanno facendo le rivolte sono quelli che hanno vissuto l'illusione che per riacquistare dignità e forza in contrapposizione con un Occidente che aveva impoverito quelle regioni, bisognasse tornare al tempo nel quale invece il mondo era davvero rovesciato, l'Europa era retrograda, oscurantista e povera, e quello era il centro del progresso. Questa nostalgia del passato, questa elaborazione di una mitica età dell'oro, che come tutte le mitiche età dell'oro naturalmente è un falso ideologico, ma che è potentissimo come richiamo per gli svantaggiati, ha dominato la generazione precedente. Credo adesso i professori che sanno l'arabo, perché io purtroppo dell'arabo so soltanto le parolacce, che diranno magari che sono meravigliose, ma irripetibili, credo che sia la parola più abbiamo futuro, qua manca che è proprio questa mitizzazione del passato che a un certo punto predomina in quel mondo, ma nel frattempo questa gioventù è urbanizzata, scolarizzata, ha comunque goduto di una crescita economica, sociale, sanitaria e soprattutto di interconnessione, per cui non subisce soltanto le televisioni di regime di una volta che facevano propaganda dei Paesi Bassi, ma hanno quelle parabole attraverso le quali arrivano i network nella loro lingua che raccontano però il mondo, che si chiama in Algeria, non Arabia, comunque gli mettono in conto, c'è anche TV in lingua araba. E poi chi di loro non ha un fratello, un cugino, uno zio, un amico che è andato a lavorare sulla costa nord del Mediterraneo, poi è tornato perché c'è andato da stagionale o perché non ha cacciato via, sa come ci si vive, ma soprattutto lo sa attraverso la televisione. E quanto facilmente attraverso i social network, se attraverso quello strumento diventato così economico che è il telefonino, possono essere costantemente interconnessi. Così è scoppiato tutto, con una gioventù non soltanto a noi profondamente interconnessa, anche quando ci indica come la causa della sua infelicità e del suo svantaggio è comunque profondamente a noi interconnessa, ma che appunto ci assomiglia molto più di quanto volentieri non ammettiamo, con un'unica differenza fondamentale, determinante,
questa è una differenza fondamentale. Allora, noi a questa esplosione, che pure ha già prodotto risultati davvero straordinari e considerati poco verosimili da tutti gli esperti di geopolitica, e cioè il fatto che nel giro di pochi mesi sono caduti dei tiranni che erano al potere per la vita 22 anni, Mubarak in Tunisia, Mubarak in Egitto da 30 anni e Gheddafi solo pochi mesi dopo da oltre 40 anni. Degli inamovibili sono caduti come virilli. Quindi ha prodotto dei risultati già spettacolari, ha prodotto delle controreazioni, alcune terribili, pensiamo a quanto sta accadendo ancora oggi in Siria, dove i morti si contano a decine di migliaia, ma ci emozionano molto di meno, e dopo cercherò di chiedermi il perché, ad esempio, dei 40 morti di Gaza nel conflitto di alcune settimane fa. La risposta è evidente, perché dei 40 morti di Gaza c'è di mezzo Israele, e Israele è qualcosa che ci rode a tutti quanti, nel bene e nel male, che ci riguarda come più da vicino per ragioni storiche e culturali. Invece 40-40 mila, non lo dico per farvi sentire in colpa della vostra indifferenza, ma perché dobbiamo chiederci come leggere quel fenomeno, se possiamo intervenirci, in che misura riguarderà anche il futuro dell'Italia, il modo in cui noi ci relazioniamo a quanto gli sta accadendo. Diceva prima il rettore che questa sfonda sudamericana ci interpella, lui anche uno specialista in materia, ha detto la prima parola con l'energia, energia e flussi migratori. Potremmo accontentarci di considerare la nostra relazione con quei modi di energia e flussi migratori? Credo che avremo da perderci molto se ci accontentassimo. Anche perché lì, se segui lo schema dei tuoi pregiudizi, puoi avere un atteggiamento molto liquidatorio e dire siamo caduti dalla padella nella brace, altro che primavera araba, inverno arabo. Da parte ad esempio del governo israeliano è molto, diciamo, propagandata questa tesi. Credevate voi che lì ci fosse una spinta di libertà in atto? Viceversa, al posto di Mubarak avete morsi e in Egitto sono affaracci vostri, adesso comandano i fratelli musulmani. Quasi che ci fosse una sorta di autocompiacimento da parte di quella che per decenni, con ragione, si è vantata di essere l'unica democrazia del Medio Oriente, a voler rimanere tale, unica, a considerare che viceversa per i propri vicini anche soltanto affacciare l'ipotesi della democrazia sia inopportuno, temerario, perché essi per loro stessa natura, quasi per una maledizione genetica, sarebbero condannati all'oscurantismo e quindi a essere semplicemente contenuti, controllati. E si è visto così l'unica democrazia del Medio Oriente segnalare disperatamente agli Stati Uniti: per favore aiutate Mubarak a resistere, perché sarebbe per noi una sciagura che cadesse il dittatore, il tiranno. Una bella contraddizione, no? Per una democrazia. Ma anziché limitarci a criticare una visione così diretta del futuro, delle dinamiche, delle relazioni future con il mondo arabo dei governanti israeliani, forse sarebbe il caso di pensare agli stati d'animo che qui in Italia e in Europa, non solo in Italia, hanno accompagnato quella stagione, quella primavera del 2011, perché non erano molto diversi. C'era preoccupazione per chi veniva dopo, c'erano annunci
stati interpretati in Apocalisse, per cui certamente quei mondi sarebbero esplosi in contrapposizioni di clan, di tribù, di etnie, di confessioni religiose diverse che sarebbero massacrate le une con le altre e che fra gli altri effetti avrebbero prodotto l'egemonia di Al Qaeda, l'uscita dalle carceri dei pericolosi esponenti appunto del jihadismo, quindi dell'integralismo islamico nella sua forma più violenta e quella fondaia e ostile dell'Occidente, e poi naturalmente quel paradosso linguistico che mi ha sempre, come dire, stupefatto, l'esodo biblico, ovvero sia previsione di alcuni ministri, 3 milioni di disperati che si sarebbero lanciati verso le nostre coste, il ministro Maroni, più moderato, nell'aprile del 2011 parlò di 500.000 che sarebbero arrivati sulle coste italiane, alla fine di tutto quel periodo ne sono arrivati 50.000 e per questi 50.000 abbiamo proclamato lo stato di emergenza che scadrà alla fine di questo mese, dopo che li abbiamo spartanicati in tutti i piccoli comuni d'Italia, ponendo dei problemi non piccoli come al solito agli enti locali che non sanno adesso bene come si accaderanno. Ma dicevo, è particolarmente comico che in questo rovesciamento di mentalità tipicamente da vecchia Europa, nel senso anagrafico del termine, da persone anziane, da classi dirigenti anziane, retrograde e anacronistiche, si è parlato di esodo biblico in termini negativi, dimenticandoci che a fondamento della nostra cultura l'esodo è la liberazione dalla schiavitù, l'infrangersi delle catene, è il mito degli schiavi d'America, è qualcosa di meraviglioso che si apre come opportunità, ma lo rovesciamento linguistico aiuta a capire la psicologia della nostra incomprensione nei confronti di quei fenomeni, dentro i quali certo il contenzioso è apertissimo, basta guardare l'Egitto in questi giorni, vediamo dapprima i fratelli musulmani dopo l'episodio dell'assassinio dell'ambasciatore statunitense di Benghazi, allacciare una forte relazione con Obama, con gli Stati Uniti, sostituire i vertici militari e reprimere le manifestazioni dei loro estremisti, i salafiti finanziati dall'Arabia Saudita, in una contrapposizione interna, diciamo così, al mondo islamico, il cui esito è per noi decisivo, è in corso una lotta furibonda. Se Al Qaeda è già fuori gioco, sconfitta, anche qui smentendo un luogo comune che ha dominato le nostre coscienze e che ci ha impauriti a lungo dopo l'11 settembre del 2001, quando ci siamo convinti che quegli attentati terribili segnassero l'inizio di una fase storica nella quale il mondo sarebbe stato dilaniato dall'assalto dell'Islam verso l'Occidente democratico o cristiano, che dir si voglia. Non è stato così. Quello fu un feroce colpo di coda di organizzazioni militari che già erano state sconfitte sul terreno nel quale ambivano alla conquista del potere, cioè dentro gli stati arabi, e che per dare una clamorosa manifestazione di potenza si rivolsero contro gli obiettivi occidentali, non riuscendo a prendere il potere in casa loro come aspiravano a fare. Quello schema per cui il decennio successivo al 2001 avrebbe dovuto essere lo schema appunto della lotta fra Islam e il nostro mondo ha avuto dei pensatori che hanno creato senso comune. In Italia Oriana Fallaci, per dire la più nota, la primissima
successo, ma hanno, come dire, dato luogo anche a investimenti politici di breve corso. Io li chiamo imprenditori politici della paura, quelli che su quella paura dell'Islam e anche su provocazioni spettacolari, portare il maiale a passeggio e a fare la pipì nel luogo in cui sta per essere costruita una moschea, da ignoranti, pensando che quello basterebbe per dire che si costruisse una moschea. Naturalmente non è così. Ma pensando che questo fosse redditizio, perché questa era la nuova stagione. Nel mondo non è stata questa la nuova stagione. Certo che il terrorismo di matrice islamista ha colpito sanguinosamente in maniera terribile, abbiamo avuto centinaia e migliaia di shahid, di terroristi suicidi, sedicenti hacker, la grande maggioranza dei quali ha ucciso altri musulmani in quei paesi. Non si è verificato il contagio che era stato invece pronosticato da questi profeti di scrittura, per cui i nostri immigrati si sarebbero trasformati in terroristi suicidi e avrebbero segnato la morte davanti alle nostre basiliche, alle nostre chiese, nei nostri quartieri. L'invasione islamica non c'è stata in nessuna forma. Viceversa, c'è quel conflitto in atto all'interno del mondo islamico tra una componente integralista, la fratellanza, che subisce un'evoluzione sulla quale noi abbiamo tutti gli strumenti per intervenire, dire la nostra, per influenzarla, che trova modelli di riferimento, come ad esempio innanzitutto quello turco, di un partito islamico che si propone, come dire, di contrastare la laicizzazione forzata della società turca, ma attraverso strumenti compatibili con le regole costituzionali e con la democrazia. È un modello che viene, come dire, portato ad esempio per le nascenti democrazie, dipende ancora una volta anche da noi, certamente post-dittature della Tunisia e dell'Egitto, quando Erdogan va in visita in questi paesi è accolto come davvero un punto di riferimento importante, nell'idea, nell'accezione che possa crescere una democrazia islamica, in che misura capace di rispettare i diritti fondamentali, di non essere misogine e discriminatoria nei confronti delle donne, dipende. È in gioco, questo è un braccio di ferro in alto, e in questo momento in Egitto vediamo addirittura il paradosso che fra coloro i quali contrastano il presidente Morsi, che pretende con un decreto legge di annullare i poteri della Corte Suprema, controllo di soppressione delle leggi da lui emanate, quindi che pretende poteri assoluti per sé, fra coloro i quali lo contrastano, udite udite, c'è anche l'università al-Azhar, cioè la culla dell'ortodossia islamica sunnita. Chi l'avrebbe mai detto? Quel luogo dove si esaltano i terroristi suicidi in Israele, dove Hamas è considerato eroico e fratellanza, tutto quello che vuole, tutte le ambiguità, tutte le contraddizioni che ci vogliamo mettere, ma quello è il luogo in cui nel maggio del 2009 quell'ingenuotto di un presidente americano è andato a fare un discorso che tutti i falchi del mondo consideravano naif, dilettantesco, a dire: io faccio un appello di dialogo all'Islam, non dobbiamo più combatterci, dobbiamo dialogare. E poi è stato conseguente, nonostante Netanyahu gli dicesse: tu devi a tutti i costi, con i militari che, egiziani che per 5 miliardi di dollari all'anno sono finanziati da Washington, tu devi sorreggere un bar se no sarà la rovina, lui ha fatto una scelta diversa, ha detto: vediamo cosa viene dopo. E dopo è arrivato questo strano signore, che è un leader dei Fratelli Musulmani,
umani, che ha però trascorso in California 25 anni della sua vita, che ha i figli che vivono in California, che quando ha sostituito i vertici militari prima si è consultato con Washington su di metterci, e a quale il Fondo Monetario Internazionale ha appena concesso un credito di 4 miliardi di dollari, perché scommettiamo che lì la situazione sia fluida, possa avere un'evoluzione determinata, certo, da tentazioni autoritarie continue, e piazze che gli rispondono, e i laici, che quelli che hanno fatto per primi la resistenza di Piazza Tahrir, giovani della vostra età, che hanno una consistenza numerica molto maggiore di quanto non si sia manifestata purtroppo nelle elezioni presidenziali, perché lì, come sempre avviene, tra questi sciagurati si sono divisi e frazionati a tal punto da risultare ininfluenti. Ma ci vogliamo giocare a questo gioco, vogliamo riconoscere che lì dentro è nata una nuova percezione di sé, che lavorerà negli anni più rapidamente di quanto non possiamo, perché la storia è fatta di accelerazioni improvvise, come quella della primavera 2011, che primavera comunque è stata quando sono caduti come birilli quei tre lì. E ce n'erano i prodromi, lasciatemi così un po' campanilisticamente dire che quanto è accaduto dopo l'omicidio del presidente Hariri nel 2005 in Libano, quella mobilitazione popolare nella quale dei ragazzi sempre della vostra età scendevano in piazza, pare che sia stato un pubblicitario della Saci e Saci a inventarsi la faccenda, con una croce e un corano in mano, lì nel paese nel quale il Libano per primo aveva vissuto la più atroce delle guerre civili dal 1975 al 1990, 15 anni di ferocia inaudita, 150.000 morti, una cosa nel vitalismo levantino rimossa, cancellata, hanno fatto le discoteche sulle fosse comuni per non pensarci, per non parlarne, ma rimane come un incubo, loro hanno vissuto che i cristiani maroniti e i drusi e i musulmani sunniti si sono costituiti in bande militari e si sono ferocemente ammazzati soltanto per il fatto di appartenere a una o l'altra di queste comunità, ma voglio dirvi, non è che nei Balcani gli europei si siano comportati molto diversamente, forse con un poco di meno ferocia, ma la sostanza è analoga. Ma quella memoria è molto intensa, pesa come un incubo, pesa perfino sugli unici che non parteciparono a quell'ecatombe, a quel massacro, cioè gli sciiti e il partito Hezbollah, da noi giustamente temuto per i suoi legami con l'Iran, per la sua concezione integralistica, deve buona parte del suo prestigio al fatto di poter rivendicare noi in quella macelleria non partecipavamo. Gli sciiti rimasero fuori, gli sciiti hanno versato il loro sangue soltanto contro il nemico israeliano o contro gli occidentali, ma abbiamo il senso di una comunità nazionale plurale, non vogliamo lasciare via il Libano anche se siamo integralisti sciiti, perché sappiamo che dovremo convivere con le altre 17-18 comunità religiose di questo paese mosaico, piccolo ma in questo senso davvero pieno di messaggi interessanti anche per noi, per questa sua incredibile da caleidoscopio pluralità secolare. Ecco, lì dentro già era cominciato a nascere un atteggiamento diverso rispetto all'oscurantismo nostalgico di chi vedeva il benessere, la salvezza soltanto nel passato, nell'età dell'oro, nella Roma, del tempo che fu, nell'impero ottomano o nei califfati che lo avevano preceduto. C'è Samir Kassir, questo intellettuale che poi muore in un attentato degli Hezbollah e dei siriani, che scrive l'infelicità, un pamphlet meraviglioso nel quale descrive questo stato d'animo psicologico di minorità, di sentirsi gli sfigati del mondo, quelli che appunto a tutte le frontiere vengono guardati storti, prima per il colore della pelle, poi per i nomi strani che hanno sul passaporto, associati automaticamente al terrorismo, e psicologicamente
cominciano a elaborare a partire dall'esperienza di cui vi ho detto prima, plurale, che vivono, perché loro sono emigrati in Occidente, sanno com'è il resto del mondo e quando tornano riportano questa esperienza. C'è un grande giornalista statunitense, Anthony Shadid, che è morto di recente in Siria, che aveva la famiglia originaria del Libano del Sud e che ci è tornato, ci ha ricostruito la sua casa, ha scritto un bellissimo libro e che, come dire, dà uno sguardo diverso su questa realtà. Ci sono i primi, l'anno scorso che vedete abbiamo presentato un romanzo di un altro libanese, Wahidi Jambour, che oggi ha la forza e la capacità, persino con gli strumenti dell'ironia, di guardare alla follia di quella guerra civile. È appena uscito un altro suo splendido romanzo, San Giorgio guardava altrove, nel quale descrive questo gruppo di amici, sempre della vostra età, che a metà degli anni 70 si incontravano, erano 68 fricchettoni, si portavano a fare musica, a farsi gli spinelli lascici da quelle parti, come sapete, non manca una evidente qualità, e che all'improvviso un giorno, quando in questa casa affacciata sul mare a Beirut irrompe la polizia perché deve fare un controllo perché facevano troppo casino, devono per una volta consegnare i documenti e si accorgono con loro stupore che uno è cristiano ortodosso, che l'altro è sunnita, l'altro è sciita, non se ne erano neanche detti, non era importante, però tra di loro c'è persino uno dei pochissimi ebrei che erano rimasti a vivere lì, l'ho trovato con un grande stupore, lo stesso stupore che ho provato io quando, tornandoci 50 anni dopo che l'avevo lasciato in Libano, per prudenza, perché poi non mi dicessero quello la spia del Mossad, cioè la prima cosa che dicevo, quando vedo qualcuno, dicevo la mia storia, mi dichiaravo, era una bestia rara, in dei luoghi in cui invece la presenza ebraica c'era da sempre ed era la più ovvia fino alla stagione dei loro genitori. Ecco, io sono convinto che noi possiamo esercitare un ruolo determinante nel conflitto all'interno dell'Islam e nell'evoluzione di quei paesi che sono paesi destinati a una crescita economica potente, della Turchia già si dice che è la Cina del Mediterraneo, se non sbaglio, e c'è, sono stato troppo lungo, mi scuso, e chiudo su questo il nodo, no? Il nodo del conflitto israelo-palestinese e della percezione che noi manteniamo dello Stato di Israele, della sua provvisorietà nella superpotenza, questo paradosso di essere uno Stato che appunto gode di una crescita economica significativa, di una superiorità tecnologica schiacciante rispetto ai suoi vicini, di una superiorità militare ancora più evidente, ma con tutto ciò ci appare ancora provvisorio, perché la demografia gli gioca contro, perché è circondato, perché a proposito di demografia ci sono due comunità nel Mediterraneo che hanno livelli di prolificità record, non comparabili con tutte le altre popolazioni mediterranee. Quelle due popolazioni sono i palestinesi di Gaza e gli ultraortodossi israeliani, cioè quelli che hanno delle medie di figli per famiglia che vanno fra i 7 e gli 8 figli di media per famiglia. Questo, e sono le comunità che più assolutizzano il conflitto, che meno sono disposte a parlarsi tra di loro. In tutto ciò Israele è un corpo estraneo, è una spina nel fianco che impedisce la normalizzazione dell'area, ne siete sicuri, è un vincolo esistenziale del quale non possiamo privarci, oppure, adesso mi rivolgo sempre all'esperto di questioni ambientali ed energetiche, adesso che gli Stati Uniti arriveranno presto all'autosufficienza energetica, che il petrolio del Medio Oriente perderà nei prossimi anni la centralità assoluta che ha avuto oltre
nella quale pazienza si scambiano. Diventa una di quelle guerre dimenticate, per dire che la guerra più mediatizzata, quella su cui di più abbiamo concentrato gli occhi e su cui di più si esasperano le nostre passioni, perché questo è. Naturalmente, se chiedete a me, Israele, ve lo confermo, è e non potrebbe mai non essere un vincolo esistenziale, ma per la più banale delle ragioni, stato che ho una gran parte della mia famiglia che ci vive, ma perché, come vi ho detto all'inizio, se i miei nonni, i genitori di mio padre, non avessero avuto, come racconto nel libro, l'ottima idea di andare a fare la loro luna di miele in quella terra lontana di Palestina, lasciando questa cittadina, questo paesone sui Monti Carpacci, nei quali erano nati e nei quali vivevano benissimo, erano anche non ricchi, ma tranquilli, abbastanza benestanti, avrebbero fatto la fine di tutto il resto della famiglia nel 1941-42, e quindi io non ci sarei qui a raccontarvi questa storia. Io devo a quella migrazione la vita, così come loro a quella migrazione devono la salvezza. Quindi cosa volete che io possa pensare? Qualcosa di diverso che non un vincolo esistenziale. Invece di voi mi direte, ma i figli di quei salvati hanno prodotto dei torti ad altre popolazioni innocenti, è vero, ma come dire, la storia non si fa con il sé, non si fa in retromarcia, si fa guardando in avanti, e sicuramente nella storia pesa quel buco nero dello sterminio perpetrato in Europa degli Juden così antiestetici di cui vi parlavo all'inizio. Questo, a mio parere, spiega anche la mia ipersensibilità per quello che succede a Gaza rispetto a un fatto dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista anche della scommessa sul futuro di tutta la nostra regione mediterranea enormemente più importante, perché la Siria è l'architrave di tutti gli, da sempre, da secoli e secoli, di tutti gli equilibri del mondo arabo. Un cambiamento in Siria è un cambiamento che si ripercuote su tutta la regione in maniera decisiva, ma è inevitabile, perché il comportamento dello Stato, del governo, dell'esercito di Israele che cinge d'assedio Gaza, che esercita un blocco su quelle popolazioni, ci turba, e non potrebbe, per fortuna ci turba, io aggiungo. Esiste una dimensione etica per cui non accettiamo che delle persone su cui abbiamo fatto un investimento emotivo, alle quali ci fisce un vincolo, rispetto alle quali l'Europa prova un senso di colpa, rispetto ai quali c'è anche una identificazione culturale, che ci sembrano più simili a noi, possano avere dei comportamenti eticamente inaccettabili, e che invece tutto sommato ci spieghiamo a seguito dei nostri stereotipi se compierli sono altri, sono persone che sentiamo più distanti o che conosciamo meno. Certo, come avete intuito, non penso che questa identificazione, questo vincolo esistenziale che permarrà indubbiamente possa tradursi in una condivisione dogmatica delle politiche governative israeliane, ma questo è un discorso che potrebbe essere interessante sviluppare anche su come è cambiata la cultura ebraica in questa evoluzione storica, perché molto spesso la dimensione dell'umanesimo ebraico universalistico legato alla diaspora e a come la diaspora ha perpetuato nei secoli l'interpretazione, l'esegesi, la
integrarsi all'interno del mondo ebraico, dentro a un culto di quei morti, a un culto degli sterminati, a un sentirsi surrettiziamente, io credo abusivamente, portavoce delle vittime, obbligati dalla memoria di quella tragedia all'intransigenza, come legittimazione anche di una politica che è di puro contenimento del nemico arabo, inteso come tale genericamente, nell'accezione appunto che sia soltanto assoggettabile e che non sia un interlocutore con il quale si possa fare un compromesso di natura territoriale, il che ha portato anche nelle comunità ebraiche della diaspora, purtroppo, e nella maggior parte dei loro portavoce, l'idea che l'ebraismo contemporaneo sia innanzitutto e soprattutto difesa della politica e degli interessi del governo in carica in Israele, con una forte distanza anche della propria funzione, della propria vocazione spirituale, del proprio contributo alle società nelle quali da secoli siamo inseriti. Dico solo un'ultima cosa, per tornare diciamo al titolo Vecchia Europa e Gioventù Mediterranea, ma è una cosa insomma che avete già intuito. Io sono convinto che la storia di questa penisola immersa nel Mediterraneo, con queste migliaia di chilometri di coste, ci dimostri che sia una grande fortuna questa sua conformazione geografica e non una disgrazia, che se noi analizziamo il passato con il senso di trarne degli insegnamenti dalle repubbliche marinare ancora prima e poi, dirlo a Venezia suona troppo banale, ci rendiamo conto che i periodi storici in cui questa penisola ha sviluppato la sua supremazia culturale, i rinascimenti economica e sociale, sono stati esattamente i periodi nei quali ha saputo mettersi intensamente in relazione con ciò che avveniva sulla sponda meridionale di questi paesi. Ha tratto, ha fatto di necessità virtù, ha detto che si è detta che è una fortuna avere quei vicini e scommettere sul fatto che con quei vicini potremo fare buoni affari in tutti i sensi, non in un senso puramente strumentale, e non temere semplicemente che prendano le scialuppe e che ci invadano. Non è così. Se ci sarà in quest'epoca di spostamento progressivo della ricchezza altrove, in un'epoca nella quale questo continente invecchia anagraficamente, voi giovani siete ridotti a minoranza oppressa, siamo soggetti, i nostri governanti non possono dircelo perché sembra proibito, ma noi lo sentiamo, lo sappiamo, il mito della crescita che potrebbe ricominciare chissà quando grazie a questa o quella politica di austerità, noi sappiamo di avere davanti un orizzonte piuttosto lungo di impoverimento nel quale si stringe la cinghia, nel quale si dovranno cambiare gli stili di vita, i consumi. Ecco, in un tale contesto non scommettere sulla relazione con quella gioventù corrompente, con quei luoghi destinati alla crescita e allo sviluppo per davvero, non fornire loro le nostre culture, le nostre tecnologie, non intersecarci con loro,